La più grande benedizione del paradiso non è il paradiso in sé, né ciò che si può trovare in esso, ma è qualcosa di ancora più grande. Dice Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano: Lilladina ahsanu al-husna wa ziyada. Coloro che fanno il bene otterranno il husna, ossia un nome del paradiso. Wa ziyada è di più del paradiso, qualcosa di ancora più grande. E che cosa ci può essere migliore di un posto dove le case sono fatte di mattoni d'oro e d'argento, dove non c'è nessun sentimento negativo, dove i fiumi sono composti da fondali di pietre preziose e danno al suo interno acqua sempre pura, latte, miele e vino che non inebria. Mogli caste e pure, vestiti di seta raffinati, cibo a non finire e molto moltissimo altro. Che cosa può esserci di meglio di tutto questo lusso? Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fece un tafsir, ci spiegò questa aya, questo versetto, dicendo: quando le persone del paradiso saranno ammesse al suo interno, Allah subhanahu wa ta'ala chiederà loro: o miei servi, siete soddisfatti? Naam ya Rabb, sì, risponderanno gioiosi. Ed egli azza wa jal dirà: c'è qualcos'altro che posso fare per voi? No, risponderanno: che cosa mai potremmo desiderare più di tutto questo? Allora il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aggiunse che Allah in quell'occasione rimuoverà il suo hijab al-nur, il suo velo di luce, e i beati del paradiso potranno finalmente vedere il suo volto. E mai nella loro permanenza eterna in paradiso riusciranno a vedere qualcosa di più bello. Questo, come disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, è ciò che è migliore del paradiso stesso. Al-ziyada. Dice Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano: spendete il vostro denaro per vedere il volto di Allah. Siete buoni e giusti nei confronti dei vostri familiari per vedere il volto di Allah. Ed ancora, affrontate le prove della vita con pazienza per vedere il volto di Allah. Tutto quello che facciamo è rivolto a tale fine. E quando i beati del paradiso vedranno il suo volto, Azza wa Jal, le loro facce brilleranno dalla gioia. Un volto come viene descritto nel Corano, in Surah Rahman, onorevole, magnifico, supremo, eccelso. Musa alayhi salam un giorno chiese ad Allah subhanahu wa ta'ala di rivelarsi, di rimuovere il suo hijab al-nur, affinché potesse vederlo con i suoi occhi. Ed Allah subhanahu wa ta'ala gli rispose che non avrebbe avuto le forze per ciò. Però Musa alayhi salam insistette, ed Allah subhanahu wa ta'ala si rivelò, facendolo svenire, riducendo in briciole una montagna. Perché questa è una cosa possibile solo nella prossima vita. Basti pensare che solo alla visione prolungata del sole, una fra le innumerevoli creazioni di Allah, i nostri occhi potrebbero perdere la vista per sempre. In un famoso hadith riportato da Muslim, classificato come Sahih, autentico, è stato riportato che Abu Dhar al-Ghifari chiese al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dopo il suo ritorno dal viaggio nei sette cieli e dopo essere andato oltre il limite concesso agli angeli: Ya Rasulallah, araita Rabb, o messaggero di Allah, hai visto il Signore dei mondi? Ed egli sallallahu alaihi wasallam rispose: Nur, ho visto luce, luce ovunque.